Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi è la 15ª volta che lo dico, non riesco a registrare perché nel mio palazzo vivono i trogloditi. Oggi parleremo del Serum VST, che possiede, come vedete, due bellissimi oscillatori e tante feature per fare dei suoni spettacolari. Primo consiglio ragazzi, prima che iniziamo, attenzione ad installare a cuor leggero il Serum perché è veramente pesante. Vuole tanta RAM, vuole tanta CPU ed è stra affamato, quindi ragazzi, attenzione. Allora, sentiamo un po' questa preset che ho creato io velocemente e poi entriamo con un Serum pulito nei dettagli. Ok, prendiamoci un bel Serum nuovo, eccolo qua, dai amico mio. Eccoci qua, ci prendiamo un bel Serum nuovo, ci copiamo il melodiozzo, via, eccolo qua, attiviamo solo il secondo Serum e partiamo con la creazione del nostro suono. Allora, come vedete, il nostro Serum si presenta in un'interfaccia piena di levette, come era quella del Silent, e che cosa fa fondamentalmente? Tramite degli oscillatori andrà a creare dei suoni, ragazzi. Primo menu, menu oscillatore, preset di base, init, ovvero iniziale, oscillatore normale, analogico di default. Prendiamo un oscillatore di tipo digitale, ad esempio lo Scream, ragazzi. Allora, oscillatori sono composti da delle wavetables. Ecco cosa sono le wavetables. Quando andiamo a cliccare ci si presenta questa bellissima catena montuosa dell'Appennino italiano mostrata in verde, che praticamente rappresenta tutte le onde di oscillazioni contenute nella nostra tavolozza. Fondamentalmente questa è una tavola contenente forme di oscillazione. Ecco come funziona. Girando la manopola Wavetable Position andiamo a cambiare la posizione, quindi l'onda della nostra tavola Wavetable. Ovviamente andiamo subito ad aumentare l'unison, il numero di voci di questa tavolozza, andiamolo a fare in tempo reale. Abbassiamo il detune. Nel momento in cui attiviamo l'unison, che attiviamo più voci, si attiva la voce di blending. La voce di blending decide quanto le voci dell'unison della mia wavetable stanno poi nel mix, l'ammontare di voci. Sentiamo in che senso. Quando muovo, vedete, o predomina la gialla o la gialla si va ad unire alle verdi, ok? Anche a quelle non selezionate fondamentalmente. Ok? Così, valore intermedio per me va bene. Ovviamente il valore face, come accadeva anche all'interno del nostro Silent, cliccando, vediamo, spostando la fase da 0 a 360 gradi, decidiamo dove far iniziare la fase del nostro suono. E ovviamente il RAND è il valore, oh guarda se riprendi 180, bravo, il valore di RAND è il valore di randomizzazione, ovvero il valore all'interno randomizzato del quale starà la nostra fase. Qui sotto abbiamo il nostro valore di warp, all'interno del quale possiamo ovviamente andare a selezionare vari valori, quali il sync, il bending, la simmetria, il rimappaggio del suono, il mirroring. Per esempio col flip possiamo flippare la nostra onda. Praticamente viene rovesciata. Io solitamente questo lo utilizzo nel secondo oscillatore che vedremo fra poco. Panning decide canale sinistro e destro, ovvero se lo giro a sinistra sente a sinistra, a destra, level è il volume del mio oscillatore. Attiviamo, scusate ragazzi, il secondo oscillatore analogico e prendiamoci un bel so. Vediamolo in tre dimensioni, anche l'analogico ha le sue tre dimensioni. Disattivo A. Blend, sposto la fase, ok, da qui posso andare a dare ottave, semitoni, sentiamo il fine tune che è una specie di detune. Fine tune.
Ok. Oltre al fine-tune abbiamo l'ultima voce qui che si presenta bella bella, che è il chord speed, che possiamo aumentare o chiudere. Anch'esso, ragazzi, va ad influenzare il mio tuning, ovviamente a seconda dei millisecondi che vado ad impostare. Questo è il nostro suono generato. Fatto questo, possiamo attivare un generatore a parte per il sub, selezionando le varie onde: so, pulse, ultra pulse, triangolare, normalissimo e normalissimo seno, seno un po' modificato, quindi rettangolare, vedete, seno rettangolare, e scegliamo il suono che fa per noi. Ottave, regolazione come nell'oscillatore. E poi un generatore dedicato per il noise, ovviamente. Questo va a mandare questa opzione. Questa opzione ci dà il direct output, lo manda fuori senza considerare gli oscillatori. Questa opzione si mette a tempo con i BPM della traccia e porta invece il nostro pitch, fondamentalmente, perché questa opzione è per il pitch, porta il pitch ad agire insieme ai miei oscillatori, quindi porta tutto a regime a tempo. Phase, random phase, stesso discorso che avviene negli oscillatori, panning e volume, idem. Fatto ciò, ragazzi, possiamo attivarci anche un filtro. Cliccando qui possiamo scegliere fra tantissimi filtri: low filter, MG low filter, high filter, band filter, ovvero è tipo un passabanda. Mettiamo il low 12, in modo che facciamo le cose più semplici possibili. Lo attiviamo per A, lo attiviamo per B e lo attiviamo ovviamente in modo che questo c'ha il key track. Esatto, eccolo qua, filter key track. Andiamo a fare il filtraggio della nostra key track, della chiave della traccia, nel punto di cutoff, che è questa curva qua, quella che potete muovere. Sentite se disattivo. Ovviamente, adesso lo sentite su SUB, io lo attivo anche sul mio sub e sul mio noise. Noise e sub, attiva praticamente per tutti e quattro. Se non lo attivassi, noise e sub rimarrebbero non filtrati. Sentite? Attivo. E vanno insieme al filtro. Resistenza del filtro che aumenta, come vedete, la gobba nel punto di cutoff. Panning, già sapete, sinistra e destra. Drive aumenta l'intensità del nostro filtro. Ok. Fatness, ovvero questo dà cicciottezza, pienezza al nostro filtro. Mix decide quanta parte del nostro filtro viene mixata. Se lo zero, niente filtro. Se lo metto al 100%, il filtro viene considerato al 100%. Qui abbiamo quattro leve, ragazzi, che vi spiego subito velocemente, che sono delle mod wheel, ovvero delle leve di regolazione macro, che se avete un dispositivo esterno MIDI, date tasto destro, MIDI Learn, andate a programmarvi il MIDI e con queste macro, che ne so, tenendo premuto questo ad esempio, posso andare a, con la macro, andare a regolare il mio detune e l'intensità del mio detune. Ok? Sentite? Questo praticamente ci permette di andare a regolare il detune con dei dispositivi, con dei device MIDI esterni. Envelope 1, envelope 2, envelope 3. Envelope, envelope decidono l'attacco, la DSR, attacco, decadimento, sostentamento e rilascio del suono, con un valore di holding che è il valore con il quale nello spostamento in millisecondi viene trattenuto il mio suono. Ma vediamolo sempre per essere chiari. Attacco, chiudo l'hold e apro l'hold, scusate. Il mio suono viene leggermente trattenuto, poi possiamo decidere il decadimento, il tempo di decadimento del suono. Sustain. Ok. E rilascio. Ok, abbiamo fatto un perfetto sound design. Ovviamente è come la DSR che c'è qui al centro nel silent.
Posso però fare una cosa in più nel serum, mi trascino il mio inviluppo e me lo metto sul cutoff, quindi anche il cutoff si comporterà come l'inviluppo e decido io, vedete, mi trascino qua sopra e compaiono queste due freccettine alto basso. Tenendo premuto il clic sinistro posso dire al cutoff come comportarsi e come lasciarsi influenzare dal mio inviluppo. Sentiamo. Faccio così. Diminuisco. Ok, e quindi il mio inviluppo inizia a lavorare parallelamente al mio filtro. Poi abbiamo anche dei low frequency oscillator, degli oscillatori. Questi oscillatori funzionano ovviamente in varie modalità, ve le spiego dall'inizio qui sotto. La grid praticamente dimostra su quante griglie va a lavorare il nostro LFO, quindi in questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Li vedete proprio dietro, divise da questa squadrettatura, 8 griglie. Oltre le 8 griglie possiamo decidere di lavorare in modalità off, in modalità envelope. In modalità envelope dobbiamo dare tastino destro set start point ear, tastino destro ad esempio set loop back point ear. Che cosa succede? Settiamo un punto di start e un punto di loop back, ovvero start, loop fino qua, loop back, ritorna a start. Nella modalità inviluppo, quindi, per ogni nota che viene suonata, per ogni singola nota che viene suonata, l'LFO farà questo giro, ovvero oscillerà entro i due punti selezionati. Ok? Che cosa faccio? L'LFO per esempio lo metto al wavetable position, ovvero vado a regolare con l'LFO il movimento dell'onda sul mio wavetable. Vedete? Si muove in automatico, quindi modifica la forma d'onda. Decido io di quanto. Se questa lineetta azzurra si trova sopra, andando verso tutto il più, si muoverà in questa direzione, verso il fondo. Se si trova sotto, si muoverà verso di me. Vedete? Se la giro al contrario, si muoverà fino in fondo. Quindi questo loopback si setta tramite l'envelope. Il trigger fa la stessa cosa dell'envelope, ovvero non ha un punto di inizio e un punto di fine da dove ricomincia il loop, però rinizia l'LFO da capo per ogni singola nota suonata. Io solitamente lo tengo su off. Poi abbiamo BPM per sincronizzare l'LFO con i BPM della traccia decisi da FL Studio. Anchor, ovvero ancoraggio, va ad ancorare ovviamente l'LFO sempre alla traccia in FL Studio. E poi c'è il tripping e il dot, ovvero il puntato io lo chiamo tripping perché così l'ho detto la prima volta, ma sono praticamente le triplette, come quando vedete sull'LFO avete visto che c'è un mezzo T e un mezzo D. Un mezzo D è un mezzo puntellato, quindi non segue per esempio lo schema ritmico esatto di un quarto. Segue un quarto, è tum tum tum. Dottato, ovvero puntinato, è tum 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 tum. Triplettato è tum 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 tum. Cambia solamente il ritmo dell'LFO. Il rate, ragazzi, è il tempo con cui questo LFO si muove. Il rating. Sentite? Sentite, inizia una sorta di vibrato. Il rise è il punto da cui partirà l'LFO, il punto di alzata. Rise significa proprio alzare. Vedete? Se lo setto al massimo, il punto di alzata è troppo lungo e quindi non si muove. Se lo abbasso, inizia a rimuoversi. Lo farà ad un ottavo. Partirà con un 64esimo di step. Farà un rating di un ottavo, avrà un tipo di delay, ovvero posso ritardare il mio LFO. Se lo metto al massimo non si muove, vedete? Se lo abbasso si inizia a muovere ma con ritardo. Ok, detto questo abbiamo l'ultimo valore di smoothing, ovvero questo rende lisce, più smooth le cose, le rende più armoniche. Andando a fare cosa? Andando a regolare lo sliding, come succede nel portamento quando unite due note e vai, ancora hashtag feelings dislessico. E che cosa succede quando attiviamo lo smoothing? Rende tutto un po' più morbido.
lo levo. Sentite? Diciamo va un po' a coprire l'LFO, però lo rende più fluido e con meno scatti e meno stacchi. Ultima parte, voicing, poi mettiamo in mono, questo rende il nostro suono mono. Se ovviamente mettiamo il legato non suonerà più di una nota insieme. Il legato è attivabile solo quando è attivato ovviamente anche il mono. E soprattutto sotto abbiamo il portamento in millisecondi, curva di portamento, così sarà al massimo, così interferirà meno. Detto questo, ragazzi, abbiamo due valori, lo scaled e l'always. L'always decide rispetto ai BPM quando sarà attivo il portamento. Scusate l'ennesimo taglio, ragazzi, come vi stavo dicendo, il valore di scaled praticamente porta il nostro portamento ad essere scalato, ovvero va a scalare il portamento rispetto alla distanza fra le note. Vedete, ve lo evidenzia qua se vi fermate. Più allarga la distanza, più sarà lento il vostro portamento. Detto ciò, ragazzi, qui in basso abbiamo la nostra mod wheel, a cui è collegabile, come vi dicevo, tramite un MIDI, una delle funzioni del mod o una funzione diretta a questa bellissima mod wheel. E poi abbiamo ovviamente il pitch bend, che quando vedete pitch bend, voilà, che quando muovete su e giù andrà a fare il bending del pitch, aumentando o diminuendo il vostro pitch, senza essere, diciamo, troppo larghi di concetti ed estremamente ripetitivi. Abbiamo poi la sezione FX, dove possiamo attivare vari effetti, ragazzi, di cui non vi sto a parlare uno per uno, perché sennò, ragazzi, veramente il video dura 40 minuti e non la finiamo più. Questi effetti ovviamente sono tutti attivabili e regolabili. Ovviamente la maggior parte degli effetti che trovate qui nel Serum si trovano anche all'esterno del Serum, e di alcuni ne ho parlato, del riverbero, del phaser. E abbiamo qualcosina in più tipo l'hyper dimension, quindi se io vado a dare play, andiamo a creare una stanza di dimensioni più grandi e ad aumentare con il nostro hyper, ad enfatizzare quello che è il nostro unison. Ovviamente abbiamo sempre un rate, abbiamo ovviamente un detune e il nostro retrigger, che è attivo, che ovviamente va a riportare i BPM così come sono anche sull'effetto. Abbiamo la distorsione, il flanger, i soliti effetti, equalizzatori, filtri con cui insomma vi potete divertire e sono abbastanza comprensibili ad occhio. Il nostro filter ha per esempio gli stessi valori che si trovano all'interno del normale filtro: fat, drive, cutoff, resistenza e cose varie. Nel matrix invece, come vedete, in envelope 1 LFO1 vi va ad indicare, vedete, LFO1 che io l'ho collegato a VT position, e quindi qui ci sarà LFO1 collegato a VT position, ovvero all'oscillatore ha la VT position, wavetable position, e l'envelope 1 che è collegato al cutoff sarà segnato come envelope 1 collegato al cutoff, e qui possiamo regolarci i vari volumi. Oltre ai volumi possiamo regolarci le curve d'azione. Quando è tutta giù blocca il movimento al centro della mount, quando è tutta in alto invece blocca il movimento dove abbiamo settato il nostro livello di amount, vedete? Lo blocca. Quando si trova invece così, ovvero a zero, lo fa muovere fra i due punti. Quindi tutti i collegamenti che andrete a fare potete farli o da qui a mano, ma io trovo molto più semplice prendere qua e trascinare dove mi serve, o li potete fare a mano come vi dicevo, o se trascinate nella schermata che avete appena visto vi compariranno in automatico qui, ragazzi. Nel global abbiamo ovviamente i settaggi vari all'interno del nostro Serum, tutti i settaggi che riguardano il Serum proprio inteso come VST, settaggi di funzionamento che, ragazzi, vi dico la verità, io ancora non ho toccato, quindi
li ho lasciati così com'erano. E inoltre possiamo andare a dire processing a low threaded processing, che significa che il nostro serum, se avete un processore multicore, andrà a sfruttare tutti i core del vostro processore, evitando di incappare in problemi tipo glitching dell'audio dato da un uso intensivo della CPU. Ovviamente la qualità possiamo settarla addirittura anche a 4x, come vedete dal settaggio dell'oscillatore. Una qualità maggiore, ce lo dice pure lui, ragazzi, attenzione, porterà ad un uso intensivo della CPU. Vedi, more quality uguale morci più. Ma vedi chi? Ma che dico, vedi? Lo so che oggi mi hanno stremato, ragazzi. Per questo video, ragazzi, è tutto. Io spero, come sempre, di essere stato il più chiaro possibile. Se avete domandine, lasciatele qua sotto nei commenti o scrivetemi sulla mia pagina di Facebook. Vi invito con questo a lasciare un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, ad iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati, a condividere questo video con tutti i vostri amici che dicono: ma che è sto serum? Che ne dite? Appuntino, e io ho fatto un bel tutorial. Con questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon divertimento e un buono studio su FL Studio, giusto per ripetersi sempre. Ciao a tutti, ragazzi.